Di nuovo buongiorno a tutti, buon giovedì, giovedì piovoso, strapiovoso. Nella notte, e questa è la soddisfazione più grande, Jannik Sinner batte un fortissimo Medvedev, ma lo batte in maniera importante, in maniera sicuramente decisiva per quanto riguarda la sua immagine e la sua forza di numero uno al mondo. Vince 6-2 il primo set, perde 6-1 il secondo, rialza la testa, vince il terzo 6-1, il quarto 6-4, manda a casa Medvedev che era un avversario assolutamente difficile e incontrare in semifinale il numero 25 al mondo Draper. L'inglese Draper lo incontrerà in semifinale. Sicuramente questa vittoria su Medvedev ha dimostrato la glacialità di questo ragazzo, la forza di reagire alle polemiche che ci sono state nell'ultimo periodo per il presunto caso doping, dato da una crema poi messa dal suo fisioterapista a insaputa del ragazzo che non andava bene. Il fisioterapista è stato licenziato e a Sinner è stato solo tolto qualche punto dal torneo ATP, per quel torneo in cui aveva messo la crema, ma non ha perso il numero uno al mondo Ciao. e non è stato assolutamente squalificato, anche perché è stato ritenuto non colpevole di quanto accaduto. Che dire, la prova di ieri è stata una prova di forza, di intensità, di grinta, di tenacia. Niente da dire, niente da dire. Questo ragazzo sta dimostrando di essere, di meritare di essere il numero uno al mondo. E c'è la possibilità, e tra l'altro la cosa più bella è che è l'unico ragazzo dell'88 con l'età che ha ad aver raggiunto 4 semifinali negli Slam, semifinale a Melbourne dove poi ha vinto, semifinale a Parigi, semifinale a Wimbledon e ora semifinale negli US Open. Questo dimostra la potenzialità e la forza di questo ragazzo che sta dimostrando che è meritatamente numero uno al mondo e che sicuramente il movimento del tennis italiano ci sta regalando forti ed enormi emozioni. Complimenti a Jannik, complimenti al movimento del tennis italiano e che dire, speriamo che si possa raggiungere la finale e che si possa portare a casa dopo Melbourne un altro slam che darebbe forza, vigore e ancora più sostanza al tennis italiano. Vi ringrazio sempre tutti per seguirmi, vi invito a cliccare in basso a destra, l'iscrizione è gratuita e potrete dire liberamente la vostra sullo sport. Ciao!